Le profezie più importanti che dovremo, secondo me, seguire sono quelle ultime che ci aiuteranno a far discernimento, perché, come ho detto prima, i governi sono in grado di, diciamo, simulare anche una presenza extraterrestre nei nostri cieli, una presenza del Messia nei nostri cieli. E quindi è importantissimo studiare gli eventi, è importantissimo studiare i documenti, perché a volte, sai, la mente, insomma, ci formula dei pensieri strani, no? Ma spesso sbagliati. In realtà i governi ci notificano sempre quello che andranno ad eseguire. Guarda, proprio adesso, mentre ti aspettavo, Sì. mi va di leggerti questa frase, proprio perché parlavamo del Blue Beam, e sto scrivendo un articolo veramente interessante, perché, insomma, anche la finanza inizia ad interessarsi di UFO e di extraterrestri. Ed Certo. è un interesse che è partito nel 2013 tramite il World Economic Forum, che Sì, si la svolge, anzi, vostra. qui a qualche chilometro. Certo. Ecco, da lì è partita una serie di cose e anche dichiarazioni. Ti leggo questa dichiarazione qui che è veramente interessante. Allora, Paul Krugman affermava infatti qualche tempo fa che potrebbe esserci un lato positivo in tutto ciò. Qui si sta riferendo al fatto che l'alta finanza dice: ragazzi, attenzione, perché rivelare l'esistenza di vita extraterrestre, l'esistenza degli UFO, potrebbe portare ad una grave crisi del sistema economico e sociale. Questo significa che la presenza di questa realtà extraterrestre vuole portare valori altamente contrastanti a quelli che stiamo vivendo. I valori che stiamo vivendo oggi, cos'è? Divisione, potere, lusso sfrenato e via dicendo. Ecco, questo personaggio dice così: potrebbe esserci però anche un lato positivo in tutto ciò. Nel momento in cui gli sforzi per difendere l'umanità da una minaccia di invasione aliena potrebbe portare a livelli mai visti di collaborazione globale e investimenti rapidi nelle tecnologie di difesa. Fingendo addirittura di scherzare, questa non è una mia affermazione, ma altri, diciamo, analisti finanziari che hanno ripreso le loro frasi, dicono loro stesso così. Ammetteva che potrebbe valere la pena condurre una bufala per ottenere tali effetti a pieno titolo, poiché come minimo qualsiasi rivelazione seria di una minaccia aliena potenzialmente ostile metterebbe altre minacce esistenziali che stiamo affrontando in un contesto un po' diverso. Certo. Quindi dice: ragazzi, ma però se noi la sceneggiamo una minaccia aliena, potremmo ottenere dei risultati vantaggiosi per noi. E cioè, queste sono cose pubbliche. Questo per farci capire che dobbiamo stare attenti agli eventi, ma quelli più importanti, e al fatto che i governi ci dicono tutto, ragazzi, però bisogna andarcelo a cercare.